Dopo Hiroshima e sotto l'imminente minaccia di un nuovo bombardamento atomico, Hirohito uscì finalmente dal silenzio e dall'isolamento. Capì che per la sopravvivenza del Giappone e anche per la conservazione del potere imperiale era necessario prendere l'iniziativa della pace. Dopo un lungo contrasto tra Hirohito e il suo governo e dopo che la seconda bomba atomica fu sganciata su Nagasaki, l'imperatore riuscì infine ad imporre al Consiglio Supremo la propria volontà. Per la prima volta il popolo giapponese ascoltò alla radio la voce del Dio sconfitto. Il primo messaggio pubblico di Hirohito ai suoi sudditi fu l'annuncio della resa, il 15 agosto del 1945. Siamo profondamente consapevoli dei nostri più intimi sentimenti, ma spinti dalle esigenze imposteci dagli avvenimenti e dal destino, abbiamo deciso di fare la pace perché tutte le generazioni a venire non debbano sopportare e soffrire oltre il limite dell'umana resistenza. Agosto 1977.